Esattamente 300 anni fa, il 30 agosto del 1716, nasceva in un piccolo paese dell'Inghilterra Lancelot Brown, considerato forse il più grande giardiniere della storia. Fu l'inventore del giardino all'inglese. Prima di lui i giardini erano all'italiana o alla francese, quindi ordinati, con aiuole e simmetrie. Con lui l'Inghilterra e il paesaggio dell'Inghilterra cambia completamente. Realizza ben 150 parchi, anche per la corte inglese. Scava laghi, crea boschi, alza colline. In 60 anni, fino alla sua morte nel 1783, dipinge così e scolpisce il paesaggio inglese e dà avvio alla battaglia di stile dei giardini, che ritroveremo anche in Italia e avremo occasione di visitarne alcuni in occasione delle giornate di Vivi il Verde alla scoperta dei giardini dell'Emilia-Romagna, in programma il 23, 24, 25 settembre. Visiteremo il parco romantico all'inglese della Villa dei Capolavori della Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo, in provincia di Parma, e anche il parco di Villa Sorra a Castelfranco Emilia, quello amato da Pasolini, oppure il labirinto del palazzo di Federico il Moro a Ferrara, per arrivare a giardini più recenti, come quello del parco di Villa de Verger nel Riminese, realizzato dal paesaggista Pietro Porcinai, oppure il giardino bosco dedicato a Claudio Abbado, lui che amava definirsi un giardiniere prestato alla musica. Decine di eventi in programma, visite guidate, certo, ma anche laboratori, incontri con chi i giardini li cura e li protegge per mestieri, atelier didattici per i più piccoli. Avremo occasione di visitare l'orto botanico, quello di Ferrara e quello di Bologna. Anche approfondimenti storici, come ad esempio quello che riguarda il grandioso parco della Reggia di Bel Riguardo nel Ferrarese, oggi scomparso, che fu esempio per la costruzione dei giardini di Versailles, oppure il giardino sognato di Piacenza, progettato dal Vignola nel 1564 e mai realizzato, che doveva congiungere idealmente la città al fiume Po. E ancora i giardini pensili, come quelli di Ravenna, oppure quello perduto della Rocca di Vignola. Anche giardini dipinti, come quelli bolognesi della Boschereccia di Palazzo Ercolani o la Stanza Paese di Palazzo d'Accursio. Il programma completo di tutte le visite e le iniziative di Vivi il Verde è disponibile sul sito ibc.regione.emilia-romagna.it. Se avete un cuore green, non perdete questa occasione. Vi aspettiamo a Vivi il Verde!